Salve a tutti, la mente si può allenare e questo produce risultati anche nel mondo fisico. Nello sport spesso si sente il coach che stimola il giocatore dicendo una frase del tipo «visualizza la vittoria». Nel 1988 ci fu un primo studio eseguito su alcuni giocatori di basket. In descrizione troverete il link al PDF che ne riporta i dati. A tre giocatori di basket, oltre agli allenamenti in campo, gli venne detto che dovevano allenarsi mentalmente a fare tiri liberi. Si notarono notevoli miglioramenti sulle percentuali di successo sia durante le partite che durante gli allenamenti. Questo fu solo un primo rudimentale tentativo che si sviluppò in uno studio avvenuto nel 1997, osservando 36 giocatori di basket che vennero divisi in tre gruppi. L'esperimento durò 30 giorni. Al primo gruppo fu detto di allenarsi normalmente. Al secondo gruppo fu detto di non fare assolutamente niente. Al terzo gruppo fu chiesto di meditare, visualizzando gli allenamenti per un'ora al giorno. Il risultato è stato sorprendente. Il gruppo che si è allenato dal vivo ha migliorato le proprie performance sui tiri liberi del 24%. Il gruppo che non si è allenato non ha avuto variazioni di punteggio. Mentre il gruppo a cui era stato chiesto di allenarsi mentalmente ha migliorato i suoi risultati del 23%. Come mai ci sono stati questi spettacolari risultati? Come mai i migliori coach delle squadre NBA fanno allenare i propri giocatori anche mentalmente? Che siate ricercatori che si vogliono informare sulle motivazioni scientifiche di tali risultati o che semplicemente siate appassionati di motivazione, crescita personale, legge di attrazione, il mio consiglio è quello di visualizzate la vostra vittoria. Emozionatevi come se tutto fosse già avvenuto. Siate costanti in quello che fate. Con il pensiero possiamo modificare la nostra vita. Come visualizzate abitualmente la vostra quotidianità? Buona vita a tutti!